Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e siamo qui oggi su Loot Hero DX. L'avevo già anticipato sul video recensione di Top Heroes. È sempre un gioco della Vara GTP ed è il primo dei tre che ho recensito. Quindi siamo andati all'inverso. L'ultimo è Plantera, poi prima c'è stato Top Heroes e prima ancora c'è stato Loot Hero DX. E chi ha visto il video di recensione di Plantera saprà che dentro Plantera c'è un easter egg, diciamo, un cameo di Loot Hero DX. Avete presente il Loot Hero, quello che appare e cliccandoci sopra dà delle monete? Beh, esatto, è il protagonista di Loot Hero DX. Allora, anche questo è più o meno un clicker game. Più o meno perché, nel senso, non è che si deve cliccare come negli altri, ma ha lo stesso principio. Abbiamo un drago alla fine dei nostri carissimi livelli, come succedeva in Top Hero. Ma in questo caso, e abbiamo dei livelli di difficoltà progressiva. Vado a raccimolare solo un po' di soldi, ok. Ma in questo caso il nostro eroe si muoverà come il Loot Hero, quello di Plantera. Vi faccio subito vedere. Allora, noi ci troviamo qua. La grafica è un po' minimale, diciamo, per dirla breve. Tenendo premuto sulla parte destra, scusate, tenendo premuto sulla parte destra dello schermo, si muoverà verso la parte destra dello schermo picchiando quelli che incontra davanti. Se lo teniamo premuto dall'altra parte, si muoverà indietro picchiando quelli che incontra alla sinistra, e mentre fa tutto questo raccoglie soldi e gemme. Raccogliendo soldi e gemme, in pratica sale di livello con l'esperienza che vediamo qua sopra e sblocca con delle monete dei poteri maggiori. Quindi in questo caso andrei ad aumentare colpo critico, difesa, colpo critico, velocità, 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 velocità. Non ho raccimolato così soldi, così tanti soldi in poco tempo, ma c'è il minatore che è una specie di tizio che mentre sei AFK ti fa un sacco di soldi. Allora facciamo per potenziare tutto questo al massimo. Portiamo questo al 5, questo al 5 se ci si riesce. Guardate quanti cavolo di soldi ci ha fatto quel tipo. 7, vediamo quanti me ne... Ok, beh dai, abbiamo fatto un sacco di soldi. Adesso saremo strapotenti. Questo livello credo che ce lo mangeremo come nulla. E in pratica questo è il gioco. Sì, sì, non succede nient'altro. Ogni tanto troviamo delle pozze, come potete vedere, per terra, che ci fanno recuperare la vita. I nemici cambiano. Ci sono 10 sezioni con delle taverne là in mezzo in cui comprare e rifocillarsi. E un boss finale, come stiamo arrivando a scontrarci adesso. Fine. È molto semplice, ma allo stesso modo comunque leggermente innovativo, nel senso che alla fin fine naturalmente possiamo passare poi al livello dopo. Ogni 10 livelli c'è il drago finale. Ogni livello cambia un po' i mostriciattoli, ma alla fin fine la questione è sempre la stessa. Sono io o si è molto rallentato? Dovrei aumentare la velocità, perché davvero con l'attacco aumentato è diventato molto pesante. Questo che stavo dicendo è leggermente diverso, leggermente innovativo, per il fatto che vai avanti così, non è che devi cliccare sui nemici, devi solo tenere premuto e lui va avanti e sconfigge tutti. Però forse anche per questo diminuisce anche un po' di fantasia, di interattività forse anche, ecco. Perché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenere il mouse premuto e bon, e comprare ogni tanto delle cose e tenere il mouse premuto e bon. Ogni tanto, non in questo caso perché abbiamo uppato alla grande il nostro eroe grazie ai soldi derivati dalla miniera, che raccoglie soldi quando noi siamo FK, dovremo tornare indietro magari per sconfiggere dell'altra gente perché siamo troppo sottolivellati. Mi è capitato all'inizio, quando ero meno del livello 10,
come negli altri casi, appunto, io ho giocato un po' al gioco prima di mostrarvelo, capiterà che bisogna tornare indietro, comunque farmare in una determinata zona. Allora in quel caso si continua a fare avanti e indietro fin dato che non si sarà abbastanza di livello per poter acquistare i potenziamenti. In questo caso, essendoci la miniera sbloccata dopo il livello 10, non è neanche più tanto necessario, perché basta tenere il gioco chiuso e raccoglie soldi, e quindi non è troppo indispensabile, ecco, farmare. Basta tenere il gioco chiuso e boh. Ma mi vedo lentissimo l'eroe, porca donna. Rispetto a Plantera, vi ricordate come corre in fretta plus Plantera l'eroe? Ecco, siamo di nuovo al boss, sconfitto anche questo boss, stage clear, boh, e passiamo al livello successivo. Lo trovate anche questo su Steam a un prezzo molto basso, ma sinceramente, guardate, io non mi sento di consigliarlo, perché mentre con gli altri su Tap Heroes per arrivare a un certo livello, Plantera per sbloccare un po' di cose, ci ho passato un po' di tempo, su Loot Hero praticamente per arrivare al livello 10 ci avrò messo sì e no una mezz'oretta. E dopo il livello 10 si ripete, almeno su Tap Heroes, per quanto come sistema mi sia piaciuto meno che non in Loot Hero DX, c'erano volute 2 ore per arrivare al livello 100 indicativamente. Qui invece dopo poco il gioco inizia a ripetersi, quindi boh, credo sia stato, suppongo, una sperimentazione da parte della Vara GTP, nel senso che essendo stato il loro primo gioco probabilmente hanno fatto questo per capire un attimo quali fossero anche le loro potenzialità. La grafica è anche meno accattivante, eccetera eccetera. Però boh, sinceramente, come stile di gioco è più carino, ma gli manca comunque qualcosa. È troppo corto, è troppo ripetitivo. Ho capito che è un genere molto ripetitivo di per sé, ma questo è proprio l'elogio della ripetitività. Quindi, cioè, potete vederlo anche voi in questo video. Alla fin fine, mentre su Tap Hero, per spiegare un po' come funziona, ci ho messo 10 minuti buoni, e su Loot Hero DX in 3 minuti ho finito le cose principali da spiegare. Cioè, non c'è un granché da spiegare. È tutto abbastanza sempre lineare. Sono curioso di sapere se arrivo al massimo, cioè a 40 di ognuno di quelli, che cosa succede. Boh. Ci sono alcuni achievement non particolarmente esaltanti. Sono a sconfiggi quello per la prima volta, compra tutti i livelli. Boh. Ci sono anche molti meno achievement rispetto all'utiro a Tap Hero e Plantera, e quindi anche per uno che vuole giocare per gli achievement non è che dia chissà quanto. E vi dico sinceramente che comprare un gioco del genere lo si droppa probabilmente dopo un'oretta. Se lo trovate gratis, se ve lo regalano, o se lo trovate in qualche bundle, per carità, provatelo. Non è cattivo, non è un brutto gioco, ma è un gioco che non vale la spesa. Con tanti bei giochi che danno a poco prezzo, non andrei a spendere sinceramente i soldi per un Loot Hero DX. Per quanto io non parta prevenuto rispetto a Clicker Game, perché ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti parecchio, non parta prevenuto con quelli con la grafica un po' retro, né parta prevenuto con questo drago finale. Abbiamo sconfitto anche il drago finale. Achievement sbloccato just starting. Yeah, ho sconfitto il drago 2 volte e quindi mi ha dato un minatore. Quindi adesso avremo 2 minatori, guadagneremo soldi più in fretta e riprendiamo di nuovo da capo un'altra volta. Siamo di nuovo nel bosco. Ah, ho sbagliato, non ogni 10, ogni 9 addirittura c'è il drago. Quindi boh, è ancora più corto ancora di un livello di quanto non avessi detto prima in precedenza. E questo è quanto. Io credo che per l'episodio sia abbastanza, non è durato molto, ma il gioco di per sé non ha molto da spiegare. Torniamo un attimo indietro al menu. Ci sono un paio di altre cose che possono essere interessanti da far notare, ma per carità, giusto perché per l'amore della recensione, c'è un bestiario in cui possiamo vedere il numero di nemici sconfitti per ogni tipo. C'è la prima zona, ci sono orchi e goblin, e ci sono questi.
i ratti, le rane, gli uccelli, i non morti, uomini della neve, i lupi mannari, i minotauri e i dragoni. Con quanti ne abbiamo sconfitti? Achievement! In una run, nei primi 10 livelli, ho sbloccato tutti questi. No, questo l'ho sbloccato adesso. Just starting. Sconfiggi il drago a difficoltà 18. I 4 che restano sono: batti un livello in meno di 15 secondi, sconfiggi 10.000 nemici, raggiungi il livello 50, raggiungi il livello 100, sconfiggi il drago a difficoltà 45, livello di difficoltà 90, raggiungi il livello 25, raccogli 100.000 monete d'oro. Fine. Serious? Sì, are you serious? Cioè, sono questi gli achievement. In un clicker game vai un sacco di achievement, perché sennò finisce il tutto. E niente. Un po' deluso, ma questo è quanto. Ringrazio comunque la Vara GTP per avermi inviato la key. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'avete fatto, e lasciare un commento per dirmi cosa ne pensate di Loot Hero DX. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che come al solito non saprò quando uscirà, fin tanto che non finisce la sessione esami, ma prima o poi ci rivediamo. Ciao a tutti e buona giornata.